BMW non poteva scegliere una maniera più appropriata per celebrare i 30 anni della sua mitica M3, la sportiva di Monaco più famosa di sempre. Scendere in pista con la versione più estrema mai prodotta della M4, contrassegnata dalla magica sigla GTS. E i risultati sono stati all'altezza delle migliori aspettative, tradotti in un categorico 7 secondi 28 centesimi al Nürburgring, sul giro riferimento per tutte le sportive di razza del mondo. Tanto per capirci, quasi 11 secondi in meno del già sensazionale crono che l'Alfa Giulia Quadrifoglio ha ottenuto solo poche settimane fa. Una prestazione da record, quella della M4 GTS, resa possibile grazie all'innovativo motore 6 cilindri 3 litri con iniezione ad acqua, in grado di erogare 500 cavalli e una coppia di 600 Nm. Valori record che assicurano alla M4 più spinta mai realizzata prestazioni pure da autentica supercar. Scatto 0-100 in 3,8 secondi e velocità massima di 305 km/h. Tanto per fare un altro confronto, l'accelerazione è quasi analoga a quella della Ferrari California e identica a quella della versione top di gamma dell'Audi R8, con motore 10 cilindri 5,2 litri. Insomma, una vera sportiva senza timori reverenziali nei confronti di nessuno. Grazie al lightweight design, gli ingegneri BMW M sono riusciti a contenere il peso a vuoto della M4 GTS in appena 1510 kg, con un rapporto peso-potenza di 3 kg per cavallo. Gli interventi di riduzione coerente del peso hanno interessato sia gli interni che la struttura esterna. Nell'abitacolo, ad esempio, i sedili sono in carbonio, i pannelli interni delle porte e delle sezioni laterali sono a peso alleggerito, inclusi i nastri di chiusura delle porte che hanno sostituito le tradizionali maniglie. Venendo all'esterno, il cofano motore è stato completamente ridisegnato e alleggerito, mentre anche il tetto e lo spoiler anteriore regolabile sono costruiti in materiale sintetico rinforzato in fibra di carbonio, leggero e resistentissimo, come si addice ad una sportiva di gran razza.